negli acquisti online, ma anche tempi più stretti per ottenere rimborsi di quanto speso. Arrivano nuove regole per rafforzare i diritti di 507 milioni di consumatori europei e parte con questo spot la campagna di sensibilizzazione in Italia. Tra le novità della normativa entrata in vigore a giugno in Irlanda, si ha tempo 14 giorni e non più 7 per cambiare idea e recedere da qualsiasi acquisto effettuato online, divieto di sovrattasse per l'uso di carte di credito e norme comuni per imprese che renderanno più agevoli gli scambi in Europa. Vogliamo che i consumatori sappiano che se acquistano una lavatrice che ha problemi, hanno il diritto di farla sostituire, ci dice il commissario europeo per la tutela dei consumatori Mimica, e vogliamo incoraggiare tutti i consumatori, dice, sono loro il motore della crescita. Secondo i dati presentati dal commissario europeo Mimica, in Italia sono ancora in molti a non fidarsi degli acquisti online. Solo il 42% dei consumatori si ritiene adeguatamente protetto se si compra da siti web del proprio paese, contro la media UE del 59%, mentre solo il 28% degli italiani ritiene sicuro un acquisto online in Irlanda. Il consumatore italiano è più tutelato, è più consapevole, è più informato, che per noi la tutela del consumatore diventa vitale in un processo di crescita e di sviluppo. Più fiducia ha il consumatore, più il consumatore acquista. L'Europa non è soltanto l'Europa del rigore finanziario, è anche l'Europa dei diritti e dei diritti dei consumatori. C'è una nuova normativa che dà delle tutele molto efficaci e l'antitrust avrà i poteri per farla rispettare. Aziende italiane ancora.